ringraziare sicuramente il patron Pulcinelli, devo ringraziare sicuramente il direttore generale e il direttore sportivo che hanno avuto nei miei confronti una determinazione, una voglia di darmi un'opportunità importante, un'opportunità che aspettavo da tempo. E poter venire in Ascoli, come mi è stato detto che è solito usanza dire qua, è per me davvero un motivo d'orgoglio, ma non lo dico tanto per dire, con parole di circostanza, lo dico perché l'Ascoli rappresenta davvero la storia del calcio non solo italiano, ma un pezzo di storia internazionale. Di qua sono passati presidenti, allenatori, calciatori di uno spessore notevole che da amante del calcio, qual ero io, da giovane sognatore del calcio e della mia passione, è sempre stato un punto di riferimento sotto questo aspetto. Sono convinto, perché questo è quello che ho percepito e che traspare dai primi giorni vissuti in città, che la passione che c'è, il senso d'appartenenza, questa voglia di vivere con coesione quella che è la maglia dell'Ascoli, appartengano a me e mi hanno accompagnato per tutta la mia carriera. Questo è uno step bellissimo nel quale sono sicuro che grazie a quello che stiamo creando, grazie alle linee guida che la società ha deciso di prendere, potrà davvero dare dei frutti importanti. Ci sarà un lavoro da fare importante, siamo pronti, siamo organizzati, siamo coesi e il lavoro che riusciremo a fare con la professionalità, ognuno nei propri settori, nei propri campi, sono sicuro che darà dei frutti e vedrà quello che sarà il lavoro e i risultati del nostro lavoro di domenica in domenica. Da calciatore ho avuto la fortuna davvero di avere tantissimi tecnici e questo mi ha permesso di rubacchiare nel corso degli anni quelle che erano le capacità di ognuno, di elaborarle e farle mie in base alle mie idee di calcio, in base al mio vissuto, che fortunatamente è stato di altissimo livello, e proprio facendo tesoro di queste cose qua mi sono creato la mia filosofia di calcio. Non mi sentirete mai parlare di moduli sotto questo aspetto, mi sentirete parlare di filosofia di calcio. Sembra una cosa, una sottile differenza, ma è sostanziale per me, perché la filosofia è una ricerca di un calcio che per me deve essere un calcio moderno, un calcio fatto di grande intensità, un calcio fatto di grande qualità, e di conseguenza questa sarà la mia mission, che peraltro è una mission che già da tanti anni porto avanti nelle mie esperienze, che sono stati nel complesso brevi ma assolutamente di grande valore e con risultati assolutamente notevoli. Il suo modulo preferito è il 4-3-3. Questo modulo come si lega a un giocatore come Nikola Ninkovic? Il discorso è legato proprio alla filosofia di calcio. La creazione di un'idea, che è l'espressione massima di quello che è la creazione della squadra, all'interno della quale ci sono dei componenti. Questi componenti verranno messi nelle condizioni di rendere al 100%. Lui, come tutti gli altri calciatori che saranno scelti, che sono scelti per fare parte del nostro progetto tecnico, sono sicuro, e vedrete che sarà così, renderanno, mi auguro, anche spero, di più di quello che sono nelle loro capacità. Chiaramente questa è una squadra work in progress, no? È una squadra che ha degli elementi nella sua rosa attualmente, però che ci sono delle condizioni su cui ci stiamo lavorando, dei profili con il direttore che stiamo vedendo e valutando. Come si lavora? Si lavora come sempre ho fatto,
facendo un programma serio, stabilendo una progressione operativa, una progressione che è data dall'esperienza che ho, che mi ha sempre dato davvero ottimissimi risultati e un feedback positivo sempre. Il giusto mix è sempre un valore aggiunto. Il calciatore, a prescindere che sia un trentenne o un diciottenne, deve avere un unico obiettivo: lavorare per il bene comune. Allora, sulla base di questo, sulla base della coesione e della capacità di integrarsi e di lavorare solo per un bene comune, e il bene comune è l'Ascoli Calcio, non ci saranno nessun tipo di problemi e vedrete che il lavoro verrà via liscio. Beh, i giovani, in senso generale, nella vita bisogna dargli fiducia, credito e speranza. Bisogna essere per loro delle guide, bisogna aiutarli a crescere, e questo ritengo che, avendo, come giustamente ha detto lei, avuto la fortuna di poter fare 3 anni le nazionali di Lega Pro, dalla 18 alla 21, è sicuramente stato un bel test per me, nel quale mi sono potuto sbizzarrire proprio nel cercare di trovare le chiavi di lettura migliori in base all'età, perché c'erano già ragazzi che facevano campionati di C già rodati, c'erano dei ragazzini che giocavano magari negli allievi nazionali, quindi capite bene che la differenza, no? C'era, però li portavo a un calcio diverso, perché le competizioni o le partite che andavamo a giocare con la maglietta azzurra erano contro nazionali superiori a noi, superiori alle qualità che loro avevano in quel momento. Capite che però è formativo, e quando riesci a fare un lavoro di un certo tipo e quando riesci a elevare in loro le loro capacità mentali, fisiche, tecniche e quant'altro, credo che questa sia la migliore risposta. La continuazione della domanda? Obiettivi personali. Gli obiettivi personali? Allora, così come non mi sono mai posto degli obiettivi da calciatore, non me li pongo adesso, nel senso che sono una persona molto ambiziosa, molto amo il mio lavoro, lo amo in maniera viscerale, e se mi prefiggo un obiettivo, prima o dopo ci arrivo, con la costanza, con la determinazione e col lavoro. E, come dicevo prima, non mi sono posto obiettivi da calciatore, e credo che la mia carriera parli da solo. Spero, anzi sono sicuro, che il mio futuro da allenatore sarà forse anche più roseo di quello che ho vissuto prima. Mister, benvenuto innanzitutto ad Ascoli. Come è nata la trattativa e quando è nata la trattativa per venire qui ad Ascoli, quando ci sono stati i primi contatti, e che idea si è fatto della conclusione del campionato dell'Ascoli con la salvezza raggiunta all'ultima giornata grazie a una strepitosa rimonta nel post lockdown? Come è nata? È nata grazie al, come dicevano prima i direttori, alla proprietà, che sicuramente ha dato un segnale forte di volere investire un giovane allenatore con una buona esperienza, perché comunque io dal 2012 che faccio allenatore, e ho allenato i ragazzini del Friuli Venezia Giulia, la rappresentativa, per poi passare alle nazionali, per poi fare il capo allenatore in Serie C. E questo ha fatto sì che comunque, al di là del famosissimo curriculum, che sembra che sia un dogma su cui poter portare avanti le cose, ma io non sono assolutamente d'accordo, si potesse creare il presupposto per scegliere il sottoscritto. Ho avuto diversi colloqui col direttore, ci siamo incontrati, ci siamo, ritengo, piaciuti, e abbiamo davvero parlato tanto. Non ci conoscevamo prima, ma è stato un feeling, ritengo, umano e professionale da subito, e questo
evidentemente se sono qua oggi a parlare ha fatto sì che sono stato convincente nel riuscire a trasferire la mia voglia, la mia passione e il desiderio di venire a lavorare ad Ascoli. Mister, lei prima ha parlato della storia dell'Ascoli, dell'importanza del blasone. Cosa rappresenta per la sua carriera la chiamata dell'Ascoli? Come dicevo prima, è la possibilità di esprimere, ritengo, le mie capacità, che, come ho detto prima, e ci tengo a sottolinearlo, l'ho sempre fatto in ogni piazza dove ho lavorato. Qua certamente è una piazza superiore alle categorie che io ho calcato fino adesso da allenatore, però non mi fanno paura le sfide. Più ho la possibilità di avere una struttura, una società e persone di un profilo elevato, quali sono i due direttori che io ho qua al mio fianco, e più sono stimolato a ottenere grandi risultati. Per cui il riassunto della mia risposta può essere questa.